sembra che anche oggi abbiamo molti spunti per le domande, sia da parte vostra che da parte del pubblico. So già che Lorenzo Pinna mi ha detto che stanno arrivando molto numerose le telefonate. Dunque, tra poco vedremo, dopo l'intervallo pubblicitario, varie cose che dobbiamo presentare qui da studio. Avremo dei collegamenti, avremo dei personaggi anche questa sera e avremo dei filmati naturalmente. Tra l'altro avremo anche, vi spiegheremo che cos'è un strano cannone che si dovrebbe vedere adesso, che è puntato su Torino, eccolo qua, con questo camion, e vi spiegheremo dopo meglio di cosa si tratta. Intanto facciamo una breve pausa pubblicitaria e ci vediamo tra pochi minuti. Torino per la seconda parte del programma. Vi ricordo che i nostri due ospiti questa sera che risponderanno alle vostre domande sono il professor Carlo Grassi dell'Università di Pavia e il professor Ernesto Pozzi dell'Università di Torino. Entrambi sono direttori di clinica per le malattie dell'apparato respiratorio. Naturalmente stasera parleremo anche molto di fumo, ritorneremo su questo argomento. Gli studenti, ricordo, sono di medicina, di scienze naturali, di chimica industriale, mi hanno pregato di precisare, ma c'è anche qualche infiltrato di giurisprudenza e di economia e commercio. Allora, sentiamo subito da Lorenzo Pinna le domande. Sì, Piero, c'è una domanda subito sulla ASPA allergica, è una delle tante domande che ci sono arrivate, dovrebbe essere in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, chiamo da Napoli. Si tratta di questo, ho un bambino di 5 anni che soffre di asma bronchiale di origine allergica perché è provocata dalla polvere della casa, almeno questo secondo test effettuati. Ora la mia domanda è questa, l'asma, anche se di natura allergica, è sempre la conseguenza di uno stato catarrale ai bronchi o sono le sostanze allergizzanti a infiammare le mucose e quindi a provocare una sintomatologia catarrale che comincia di solito con la tosse e poi finisce con l'asma? E se è vero che questa malattia passa nell'età puberale? Grazie e buonasera. La sua signora è una domanda molto precisa. Chi vuole rispondere? Posso rispondere io. Innanzitutto il bambino soffre di un'asma allergica alla polvere della casa, quindi purtroppo è sottoposto in continuazione all'inalazione di questi allergeni scatenanti l'asma del bambino. Gli allergeni sono quelli? Gli allergeni sono sostanze presenti nell'atmosfera che per la comune popolazione sono del tutto tollerati e invece per alcuni gli allergici provocano la malattia. Possono essere di varia natura? Possono essere di varia natura. Nel caso specifico di questo bambino è la polvere della casa, o meglio è quanto è presente nella polvere della casa, che sono delle deiezioni di alcuni animaletti, di questi acari, che sono nelle comuni nostre abitazioni. Perché noi non ce ne rendiamo conto, ma in casa nella polvere c'è di tutto. C'è di tutto, e per esempio nel caso specifico di queste situazioni si dovrebbe per esempio mai utilizzare l'aspirapolvere, non utilizzare la scopa per non sollevare questa polvere. Ecco. La signora chiedeva anche se è possibile che migliori la situazione di questo bambino. Generalmente in effetti col progredire dell'età dovrebbe in parte migliorare, in parte. Un'altra domanda, Lorenzo Pina? Vi riassumo io un altro gruppettino di domande sul raffreddore influenza. Quali sono le cure migliori adesso che entriamo proprio nel periodo invernale, che questi malanni sono comuni? Come prevenirli? Beh, questa è una domanda che si fa, come si dice, da 64 milioni di dollari. Professor Grassi. Non è così semplice rispondere perché non c'è nessuna misura precisa di prevenzione. Diciamo che dobbiamo difenderci dagli sbalzi di temperatura perché queste si chiamano malattie da raffreddamento, in quanto il freddo ha certamente una posizione determinante nel provocarle, però sono malattie da virus. I virus sono microorganismi ancora più piccoli dei batteri. Noi abbiamo trovato molti mezzi per prevenire e moltissimi per curare le malattie da batteri, purtroppo siamo pressoché sprovveduti per curare le malattie da virus e possiamo fare qualcosa di preventivo con la vaccinazione antinfluenzale per l'influenza.
Il raffreddore, che può essere l'inizio di una serie di disavventure dell'apparato respiratorio, ci vede ancora completamente disarmati. Più le forme viventi sono più piccole, più sono difficili da acchiappare. E chissà che scopriremo qualcosa ancora di più piccolo dei virus. Lorenzo Pinna, un'altra domanda? Un'altra domanda, questa è una sola domanda, mi sembra però molto interessante. Cosa fare per aiutare una persona a cui si è andato un boccone di traverso, che stia soffocando, cioè? Senti, noi avevamo su questo argomento preparato un piccolo filmato, allora chiedo alla regia di passarlo adesso. È una pillola di Quark, forse qualcuno di voi l'ha vista in questi ultimi tempi, l'abbiamo trasmessa, ma è una pillola che è nata da un'esperienza mia personale in un ospedale a Los Angeles, dove ho visto un manifesto che spiegava come intervenire nel caso una persona a tavola stesse soffocando per cercare di liberare il boccone. Ecco, abbiamo fatto questa pillola, non so se è pronta, la possiamo passare, perché c'è anche una storia poi dietro molto bella. Una cena allegra, un boccone di traverso. Sapreste come intervenire? Questa è la cosa giusta da fare alle persone adulte. Premendo in questo punto varie volte, con violenza, si crea uno spasmo che permette di liberare le vie respiratorie. Ecco, devo dire che delle persone ci hanno ringraziato, perché in questo modo hanno potuto uscire da situazioni drammatiche. Proprio una signora, tra l'altro, che lavora qui in Rai, ci ha detto che questa pillola le ha salvato la vita. Cioè, bisogna sapere cosa fare in queste circostanze. Si diceva anche nel filmato che per gli adulti questa è la tecnica. Per i bambini, professor Pozzi? Beh, per i bambini la tecnica innanzitutto provoca un colpo di tosse, o meglio, gli effetti di un colpo di tosse che il soggetto che ha inalato una sostanza solida generalmente non è in grado di fare. Allora, nei bambini bisogna fare una manovra analoga a questa, anche eventualmente ponendoli a testa in giù, in modo cioè prendendoli tale, per i piedi, sospendendoli per i piedi, in modo tale da favorire proprio la caduta del corpo estraneo. Voi avete sovente dei casi di soffocamento dovuto a questi... E purtroppo nei bambini è relativamente frequente, e in questo direi forse un consiglio alle mamme di non dare mai da giocare al bambino con qualche strumento molto piccolo che possa essere messo in bocca. Il bambino ha sempre questa abitudine di mettere in bocca tutto e quindi poterlo anche inalare. L'altro consiglio che si può dare eventualmente e di tenere ben d'occhio queste situazioni, perché qualche volta sfuggono, non danno una sintomatologia acuta e danno tutte le conseguenze poi a distanza se non vengono ben individuati. Cioè non ci si rende conto che il bambino ha inghiottito qualcosa, certo, e che gli è andato nei polmoni. Nei polmoni, e allora si formano magari delle polmoniti croniche che non si risolvono mai. Professor Garatti, volevo aggiungere una cosa. Io aggiungerei che molte volte, questo specialmente per i futuri colleghi, che ci sono dei corpi estranei che passano in trachea e nei bronchi e non si vedono radiologicamente, ma si vede il danno sul polmone, cioè questa zona di atelettasia, per cui di fronte a questo dubbio è sempre bene andare con un accertamento endoscopico, con la broncoscopia. Ecco, lei ha detto una parola difficilissima, comunque abbiamo un'esplorazione capito. Un'esplorazione interna nei bronchi e nella trachea con un'ottica, una sonda che va giù e vede come si vede nello stomaco, si vede così anche come in trachea e nei bronchi. Il nostro piccolo inviato. Esatto. Lei quando si calava con una corda è la sonda che scende. Sentiamo gli studenti. Buonasera, volevo sapere che cos'è il cosiddetto enfisema polmonare, quali sono le sue cause e quali le conseguenze. Questo è un problema molto vasto. Bella domanda. Allora, l'enfisema polmonare è la rottura delle pareti di quelle cavità che sono state viste nel filmato, che sono gli alveoli. Allora, più alveoli vengono praticamente a confluire in un'unica grossa cavità, ecco allora la parola enfisema. Le cause. Una volta si diceva il trombettista all'enfisema, perché suonando sforza, aumenta la pressione di aria nei suoi polmoni e quindi causa l'enfisema. Oggi sappiamo che la causa è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta che attiva alcune cellule nell'interno del polmone e in pratica il polmone si autodigerisce. Un'altra domanda? Vorrei sapere che rapporto c'è tra il sesso di un individuo e la sua voce.
Per esempio, perché i castrati, pur avendo dei caratteri fisici maschili, hanno una voce acuta? Professor, chi è che deve essere? Una Pozzi. Una questione di ormoni, ma questo agisce sulle corde vocali. Certo, una piccola imprecisione, se mi consente il giovane amico nella domanda, che il castrato non ha proprio delle caratteristiche somatiche maschili. Gli ormoni maschili che cominciano ad essere prodotti alla pubertà differenziano nettamente le strutture del maschio e della femmina. Nel caso particolare, nel maschio, questi ormoni maschili determinano una modificazione della laringe, che era quell'organo che si era visto essere quello nel quale si produce il suono. E allora ecco che noi lo avvertiamo questo, lo vediamo, il famoso pomo d'Adamo dell'uomo, questa protuberanza. E allora le corde vocali hanno una lunghezza differente, hanno uno spessore differente, hanno un certo suono. Se togliamo con la castrazione questi ormoni maschili che sono prodotti appunto nei testicoli, è chiaro che c'è un'involuzione e quindi il soggetto ritorna ad avere delle caratteristiche come nel bambino, le voci bianche. Un'altra domanda? Io volevo chiedere se è possibile condurre una vita normale con un solo polmone. Normale forse, sì, vita normale tra virgolette, però diciamo che la persona che ha avuto un polmone asportato o l'ha praticamente distrutto sul piano funzionale perché la malattia l'ha ridotto a nulla, non perde esattamente il 50% delle sue energie dal punto di vista respiratorio. Ci sono fortunatamente dei mezzi di compenso nel nostro organismo che consentono di vivere una vita pressoché normale, quantomeno la vita di relazione, senza sforzi, senza attività fisiche particolari, può essere vissuta tranquillamente anche con un polmone solo. Così anche come con un rene solo. Certo, certo. Un'altra domanda. Taluni animali, inseguiti dai loro predatori, si fingono morti arrestando il respiro, così facendo non vengono aggrediti. Nell'uomo un fenomeno del genere, ovvero una morte transitoria, rimane nell'ambito della fantascienza? Cioè, non ho capito bene la domanda, vuol dire se è possibile un fenomeno del genere anche nell'uomo? È possibile a creare una morte apparente, per così dire. Beh, nel filmato abbiamo visto un caso che non era volontario, era involontario, però... Professor Pozzi. Morte apparente direi no. Nel filmato, se vogliamo riferirci a quell'episodio di quel bambino nel filmato, a parte che è un caso abbastanza raro, perché in realtà quando uno cade, annega e muore, nel caso specifico è da presumere che il bambino non fosse morto perché è caduto nell'acqua gelata, quindi ha abbassato rapidamente la sua temperatura corporea, quindi richiedevano le sue cellule molto meno ossigeno per poter sopravvivere, ed ecco allora la possibilità di ritorno in qualche modo alla vita. Ma direi che non è possibile. Ecco, forse qui si pone anche il problema, a volte abbiamo letto di persone che si svegliano in sala mortuaria e chiedono di mangiare la pasta asciutta, però questo cos'è, una cattiva diagnosi della morte? Esatto, credo che tutti abbiano seguito i problemi dei trapianti e del riconoscimento della morte, del momento della morte, per poter poi procedere all'espianto e dal cadavere. E quindi questi sono casi di, in qualche modo, morte apparente, che morti non erano. È apparente per chi non l'ha saputa diagnosticare? No, perché ci sono ovviamente delle situazioni abbastanza difficili, ecco, da comprendere. Difatti si usano oggi anche degli strumenti apposta, elettroencefalogramma, eccetera, per cogliere la morte, il momento della morte che, vera. Lei sa che c'è molta gente che ha paura di risvegliarsi poi dentro, una volta che è sepolto. Questo non può accadere. Questo non può accadere, anche perché per legge dobbiamo tenere il cadavere per oltre 24 ore a disposizione, quindi sicuramente non può accadere. Ancora una domanda. Per quale motivo il primo atto respiratorio nel neonato è il più importante di tutta la vita? Beh, direi che non è importantissimo, evidentemente. Non so se è il più importante quello o l'ultimo. Certo è che è il primo atto respiratorio è il più difficile. Perché quando il bambino nasce ha le sue vie aeree ripiene di liquido e allora deve vincere per respirare una grande resistenza all'aria per raggiungere gli alveoli. E difatti ecco che si cerca anche di facilitare tutto questo
con quel famoso schiaffo che viene dato al bambino messo a testa in giù sulla schiena per invitarlo a piangere, perché con il pianto deve fare un profondo atto del respiro e quindi favorire il passaggio dell'aria nei propri polmoni. Ecco, io adesso vorrei riprendere un po' il discorso sul fumo, che poi è un problema che interessa tante persone. Vorrei cominciare con rivolgermi qui ai nostri studenti, chiedendo loro di essere sinceri. Allora, vediamo, quanti di voi fumano? Alzino la mano. No, non è possibile che siate in due a fumare. Io quando passo nei corridoi vedo le nuvole di fumo. Ma perché ci sono i genitori a casa che ascoltano? Diciamo, c'è qualcuno che ha smesso di fumare? Nessuno, perché non avete mai cominciato. Vabbè, credo che ci sia un po' di timore di mostrare, perché io vi vedo fumare, quindi... O no? Sono tre che hanno alzato la mano, quattro, non è possibile. Va bene. Torneremo poi dopo su questo argomento. Comunque, io vorrei farvi vedere adesso una serie di dati, e quindi mi rivolgo a Lorenzo Pinna, che cortesemente in queste settimane ci ha accompagnato per le telefonate dei telespettatori, però sappiamo che è il nostro, la colonna di Quark, lui ha fatto non solo anche per la macchina meravigliosa, tutti i servizi scientifici, e ha condotto una piccola indagine statistica interrogando gli epidemiologi, sì, Piero, cioè coloro che si occupano della diffusione e delle concause delle malattie, per cercare di capire a che punto si è oggi con i danni del fumo. Sì, Piero, sì. Allora, sì, questi sono dati appunto che sono stati condotti, che sono stati trovati attraverso numerose ricerche in Italia e danno un'idea, diciamo, della dimensione innanzitutto del problema fumo. Vediamo quanti sono i fumatori in Italia. Dovremmo avere delle tavole che ci illustrano. Ecco, ci sono 14 milioni di fumatori. 10 milioni sono uomini, 4 milioni sono donne. Quindi adesso gli uomini fumano molto di più. Fumano molto di più, anche se molto meno di qualche anno fa. Infatti adesso andiamo a vedere come si è evoluta questa abitudine, o se vogliamo questo vizio del fumo. Dal 49 all'87 negli uomini, perché questi sono i fumatori, si è passati dal 71% della popolazione maschile sopra i 15 anni che fumava al 40%. Quindi una drastica diminuzione. Una drastica diminuzione negli uomini. Nelle fumatrici invece è successo il contrario. Lo vediamo in questa tavola. Nel 49 erano solo il 10% della popolazione femminile sopra i 15 anni e nel 1987 erano salite al 17%. Quindi diciamo in Italia, adesso se noi facciamo poi una media globale, circa un italiano su tre fuma, il 30%, 28, questa è la... Ecco, adesso andiamo a vedere quante sigarette al giorno vengono fumate. Ecco, di nuovo, gli uomini nel 49, ormai più di 40 anni fa, fumavano 13 sigarette al giorno, nel 1987 ne fumavano 16 al giorno. Quindi, sono diminuiti i fumatori, ma sono aumentate le sigarette. Adesso rivediamo la stessa tavola per le donne. Le donne sono passate con un incremento minore da 8 a 11 sigarette. Senti, sull'età cosa si sa? Sull'età in cui si fuma? Sull'età, adesso noi non abbiamo tavole sull'età, ma comunque sia, abbiamo visto che circa il 30% degli italiani fuma. Se andiamo a vedere invece le fasce di età, per esempio dai 25 ai 44 anni, ecco, questa non c'entra però come tavola, questa riguarda l'istruzione. Vediamo che i giovani fumano molto di più, perché il 50% dei giovani tra 25 e 44 anni fumano e il 27% delle donne tra i 25 e i 44 anni fuma, quindi molto più della media. Scusa, vorrei tornare un attimo in studio, perché da questa tavola risulta che un universitario su tre fuma, quindi mi sembra che voi non siete fuori statistica, e una ragazza su quattro fuma, è giusto? 25? Sì, esatto. Quindi, sì. Ecco, infatti c'è nessuno, tutti innocenti, qui nessuno fuma, va bene. Sì, infatti in quelle tavole sul fumo e titoli di studio c'era una strana correlazione, perché negli uomini, diciamo, il titolo di studio più basso si associava ad una maggiore abitudine al fumo, cioè chi aveva la licenza elementare fumava di più, mentre nelle donne succede il contrario, cioè le
laureate fumano di più di chi ha solo la licenza elementare. Cioè qui è un effetto, diciamo, esatto, emancipazione femminile. Ecco, esatto, difatti, lo vediamo il dato adesso, che solo il 14% delle persone che ha la licenza elementare fuma, mentre appena il 27% delle laureate fuma. Quindi c'è qualche altro dato? Esatto, e adesso passiamo ai guai. Ai guai che il fumo provoca, e sono guai molto seri che forse sono poco conosciuti, perché si dice che il fumo fa male, ma direi che da questi dati si capisce che fa molto di più: il fumo uccide. Infatti i morti per fumo, cioè causati dal fumo, sono 70-80 mila ogni anno, una specie di guerra nemmeno piccola. Vediamo adesso al giorno quanti ne muoiono, che forse dà un'idea più precisa: 300 morti al giorno, cioè è come se cascasse in Italia un jumbo jet ogni giorno con dentro dei fumatori. Naturalmente se cascasse davvero un jumbo jet farebbe una notizia di prima pagina su tutti i giornali, invece questi 300 morti al giorno non vengono dati. Ed ecco adesso un'altra tavola che fa vedere su quali malattie incide il fumo. Quindi ecco, un po' su tutte le malattie delle vie respiratorie. Esatto. Ma oltre che sul cuore e le malattie circolatorie. Scusate, mi hanno detto che ho il microfono purtroppo che funziona male, quindi mi hanno sostituito il microfono. Allora, vediamo quante di queste morti possono essere attribuite al fumo. Allora, dal 10 al 25% delle morti per malattie cardiovascolari viene attribuito al fumo. Dal 50 al 75% delle morti per tumore delle prime vie respiratorie. Addirittura il 75% delle morti per bronchiti croniche ed enfisemi è causato dal fumo, ed arriviamo ad un dato veramente sconcertante: l'85% dei tumori ai polmoni è causato dal fumo. Cioè, se non ci fossero le sigarette, praticamente i tumori ai polmoni sarebbero una malattia rara. Invece oggi sono la prima causa di morte per tumore. Quindi una cosa veramente sconcertante. E l'ultimo dato, vediamo il rischio di morire di fumo per i fumatori è di 1 su 3, cioè un fumatore su 3, qui si intende il fumatore medio, cioè che fuma un pacchetto di sigarette al giorno per più di 20 anni, morirà per il fumo. Ciò significa... Io credo che molta gente sta facendo gli scongiuri a questo punto a casa, perché gli abbiamo dato una serie di notizie veramente drammatiche. Però, diciamo, mi sembra che l'ultimo dato sia un po' come una roulette russa con soli 3 colpi, sì, di esatto, cui 2 a salve e 1 mortale. Sì, nessuno giocherebbe con una roulette russa con 3 colpi, vero? Sì, effettivamente è peggio di una roulette russa, perché la roulette russa ha almeno una possibilità su 6 di cavarsela. Va bene. Hai altro tu da farci vedere? No, direi che io ho finito sulla relazione che riguarda il fumo. Va bene. Allora, questi dati certamente ci debbono fare riflettere. Eppure c'è tanta gente che continua a fumare, pur sapendolo. Ma perché? Allora, noi vorremmo mostrarvi uno spot che è stato girato in America, che è molto originale, perché abbiamo visto tanti piccoli spot, tante pillole sul fumo. Ma questa coglie un aspetto che mi sembra importante. Cioè, noi non vediamo quello che il fumo provoca nei polmoni, perché è qualcosa che avviene all'interno. Se questo danno invece si vedesse all'esterno, per esempio si vedesse sul viso, probabilmente, ed è questo il tema dello spot, ci comporteremo diversamente. Vediamo questo spot. Si riducesse come i vostri polmoni, fumereste ancora? Beh, diciamo che c'era anche un pizzico di umorismo qui dentro, e questo spot va forse di paro con un altro, con uno slogan che diceva: baciare un fumatore è come leccare un portacenere.
Siete d'accordo? No, ma tanto voi non fumate. Va bene, e vorrei segnalare una cosa, che c'è una città qui in Italia, Empoli, nella quale è in corso un progetto molto originale, cioè una campagna massiccia contro il fumo che fa parte di... Empoli è stata una città scelta dalla comunità europea per questo esperimento. Tra l'altro una delle città in cui si fuma meno, il 19%, e vogliono ancora dimezzare questi fumatori entro 3 anni. Diciamo che questo è un modo anche per contribuire a ridurre il deficit pubblico, perché certi dati mostrano che per ogni 1.000 lire che lo Stato ricava dalle tasse sulle sigarette deve spendere 4.000 per curare poi i danni alle vie respiratorie. Bene, sentiamo ora altre domande. Lorenzo Pinna, ne hai altre in arrivo? Sì, Piero, ci dovrebbe essere una domanda in linea. Pronto? Pronto. Volevo chiedere, sono Marco da Torino. Buonasera. Quali sono i danni che può arrecare il fumo passivo ai polmoni? Beh, questo lo giriamo la domanda agli esperti delle vie respiratorie. Beh, innanzitutto fumo passivo vuol dire il fumo che un soggetto inala rimanendo vicino ad un fumatore. Quello che fuma senza neanche poter scegliere la marca delle sigarette. Ecco, quello che fuma senza neanche scegliere la marca delle sigarette. In realtà ci sono dei dati che dimostrano, per esempio, che i bambini che vivono in casa di genitori fumatori, un fumatore, due, entrambi i genitori fumatori, hanno una maggiore predisposizione ad avere alcune malattie delle prime vie aeree, faringiti, tonsilliti, eccetera. Quindi sicuramente ci sono dei dati epidemiologici che portano a queste considerazioni. Quanto al vero e proprio danno, si discute se in effetti il fumo passivo possa essere causa delle stesse conseguenze che provoca il fumo nel fumatore. Poi, naturalmente bisogna vedere le condizioni, perché se uno vive in una stanza in cui tutti fumano, esatto, è un conto. Se casualmente la sera qualcuno fuma vicino a lui, è un altro. Certo, può essere indubbiamente fastidioso per uno che non fuma rimanere in una camera, in una casa, in una camera chiusa insieme a dei fumatori. Però il reale danno è ancora da dimostrare. Ecco, devo dire che negli Stati Uniti ormai c'è una specie di persecuzione verso i fumatori, che veramente sono quasi da salvare come il panda. Il professor Garassi vuole aggiungere qualcosa. Negli Stati Uniti c'è una ghettizzazione che è veramente pesante e può portare a una reazione contraria. Comunque, non senza polemizzare su questo. Lei è un fumatore, però. Io sono stato un grande fumatore, un pentito, una ripresa dopo il pentimento, a quindi cavallo tra la pipa e le sigarette. Per questo che non amo... Non voglio essere considerato troppa parte in causa, no, io volevo, tornando al discorso del fumo passivo, certamente ci sono dei casi limite molto importanti, il bambino in casa con due genitori che fumano in un ambiente ristretto corre dei pericoli, è documentato, ci sono alterazioni cellulari e tutto, non credo che in ambienti comuni sia un fattore importante e prova ne sia il fatto che oggi si fuma molto meno nei locali pubblici, i cinema primi fra tutti, eppure la gente non è che abbia più questa psicosi, che non debba neanche averla, perché non sono convinto che rappresenti un grosso pericolo in condizioni normali. Altre telefonate? Un'altra telefonata dovrebbe essere in arrivo. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, sono Pietro Angela. Buonasera. Buonasera. Volevo dire che io sono in cura, per modo di dire, perché ho la polmonite cronica, però sono sempre stato bene e sto bene ancora, non ho mai avuto niente di altro che il catarro, non stenta ogni due o tre minuti ho il catarro, ma non faccio fatica, non tosso, non c'ho niente, altro che catarro, non ho mai preso un'influenza, io sono sempre stato bene da 40-50 anni, però il catarro non sta via. Non ho nessuno, dottore, che mi possa prendere qualche rimedio. Ma lei è fumatore? No, mai fumato, sempre qualche bicchiere di vino buono. Allora, sentiamo il nostro professore. Ma io penso che siamo di fronte a un caso di bronchite croniche, innanzitutto. Oggi per tutte queste forme croniche si usa una parola abbastanza difficile, broncopneumopatia cronica ostruttiva, in effetti... Riuniamo la vecchia bronchite cronica come definizione e l'enfisema per queste affezioni.
Credo che da quello che ci ha detto il signore che ha telefonato abbia una bronchite cronica, debba preoccuparsi che il suo danno in futuro non aumenti con le cure che danno tutti i medici oggi, favorendo la secrezione, la produzione del catarro, vedendo che non ci sia del broncospasmo, vedendo di non avere infezioni polmonari, piccoli focolai di broncopolmonite durante la stagione invernale. Questa è la prevenzione dell'aggravamento del danno. Purtroppo la bronchite cronica c'è e non si può fare molto di più per tornare indietro. Professor Pozzi, vorrei aggiungere qualcosa. Sì, credo che sia importante. Abbiamo parlato di fumo come causa di bronchite cronica. Questo signore non ha mai fumato eppure la bronchite cronica. Dimostrazione quindi che ci sono anche qualche altro fattore che influenza. Verrebbe da chiedere, per esempio, che attività lavorativa ha svolto questo signore. Perché esistono delle attività lavorative che comportano un'inalazione di irritanti, i quali poi danno luogo a questa situazione. In fondo la tosse, il catarro che egli lamenta non è che uno dei meccanismi con cui il nostro polmone si difende, aumenta il catarro per ridurre il contatto con la superficie dei vostri bronchi da parte di queste sostanze irritanti. Quindi espellere i corpi estranei. Lorenzo Pino, un'altra domanda? Vi riassumerei alcune domande che riguardano la tubercolosi. La prima è se esiste ancora questa malattia. La seconda è cosa vuol dire la positività, cioè la reattività a quel test della tubercolina che viene fatto soprattutto agli scolari, ai giovani, e se ha qualche relazione, cioè se mostra un pericolo di infezione. Cosa significa la positività, insomma? Tubercolosi è sempre esistita e esiste e esisterà, perché è una malattia da contagio dovuta a dei germi che sono presenti moltissimo negli ambienti. Ma non ha più quel carattere drammatico che aveva in passato. Ecco, ma il carattere drammatico non l'ha più perché ci sono delle possibilità di cura che hanno completamente cambiato, proprio con un farmaco italiano, l'ultimo, la rifampicina del 1966, le possibilità di trattamento e quindi di guarigione. Direi che oggi ci può essere una ripresa della tubercolosi e delle micobatteriosi. Il bacillo tubercolare è un micobatterio, ha dei fratelli, dei cugini, diciamo, che danno una malattia polmonare simile alla tubercolosi, che è assimilata ad essa per molti motivi, compresa la cura, e specialmente con l'AIDS noi abbiamo oggi una ripresa di tubercolosi e di micobatteriosi. Però direi che il fenomeno è ancora abbastanza contenuto, controllabile e quindi abbastanza facilmente delimitabile. Quindi questi test servono proprio a depistare? Ecco, la reattività tubercolinica è la dimostrazione che c'è stato un passaggio nell'organismo senza aver provocato una vera e propria infezione del micobatterio tubercolare. Per questo l'indice di positività tubercolinica, cioè la percentuale della popolazione che ha una positività alla reazione della tubercolina, viene considerato a diversi livelli d'età. Oggi è molto più basso che in passato perché l'infezione è curata più precocemente, quindi ci sono meno persone contagiate, questa percentuale dell'indice diminuisce notevolmente, però non è assolutamente un indice di malattia, lo può anche essere se noi abbiamo dei segni clinici che ci orientano verso la diagnosi di tubercolosi, però può essere solo questo indice di qualcosa di passato e comunque la reazione tubercolinica non è niente di contagioso, insomma. Una domanda dagli studenti ora. Vorrei sapere perché gli atleti hanno una capacità respiratoria aumentata e come si possa eventualmente potenziare la propria capacità respiratoria. Gli atleti, signorina, nascono un po' diversi dagli altri e abbiamo visto anche prima in quel nostro grande ciclista che conformazione toracica aveva. A parte questa struttura più robusta, più dotata di quella delle persone normali, c'è un allenamento che favorisce una maggior resistenza e delle maggiori possibilità di attività fisica, allenamento che si può esprimere fondamentalmente attraverso un maggior sviluppo, una ipertrofia dei muscoli respiratori, che sono i muscoli che coprono il nostro torace e, come abbiamo visto prima nel documentario, ne articolano la respirazione. Ecco, quando si parla di capacità respiratoria si parla anche della capacità di incamerare ossigeno per poter resistere senza respirare. E vorremmo qui aprire ora un argomento. Qualcuno di voi ha provato a fare un test o sott'acqua o anche in casa, semplicemente per vedere quanto lungo riesce a trattenere il fiato?
Lei per esempio? Ma io ho provato e circa un minuto e venti. Lei? Io sono 1,50. 1,50? Un minuto e venti. 1,20. Ma tutti io pochissimo, lei? Mezzo minuto. Mezzo minuto. Lei? È un minuto scarso. Un minuto scarso. E lei? Quasi sei. 6 minuti? Sì. È sincero? Sì, è sincero. E vi diciamo perché. È il campione di immersione in apnea, è il cubano Francisco Ferreras Rodriguez. Grazie di essere venuto con noi stasera. Venga qui, buonasera, grazie. Dunque, questo signore può rimanere 6 minuti sott'acqua senza respirare. Naturalmente fermo, non nuotando, non sotto sforzo. Però lei mi ha detto che riesce a fare anche di più se viene iperventilato in una camera iperbarica. Sì, sì, abbiamo fatto diverse prove. Durante una iperventilazione di ossigeno iperbarico a un'atmosfera di pressione e una iperventilazione di 15 minuti, sono riuscito a fare 12 minuti da bene. Allora, lei si mette in una camera iperbarica, per 15 minuti sì. Viene iperventilato a un'atmosfera. Ossigeno puro. Ossigeno puro. Poi entra in una specie di vasca da bagno, per così dire, si mette sul fondo ecco. E avendo fatto il pieno di ossigeno, riesce a rimanere 12 minuti. 12 minuti, una prova che ha fatto la Marina Militare di Cuba. Ah, la Marina Militare di Cuba fa questa prova. Sì. Vabbè, insomma, diciamo, non per niente poi un campione. Lei quale capacità ha toracica? Si parlava prima di coppi, cioè diciamo di polmonare. Sì, diciamo quando ho cominciato 5 anni fa avevo 6 litri. 6 litri? 6 litri. Nei due polmoni? Nei due polmoni. Oggi l'ho aumentato a 8,2. Oggi è arrivato a 8,5. Sì. Quando una persona normale ha intorno ai 5, 4,5? Un soggetto allenato ha intorno ai 5. Ma si può aumentare la capacità polmonare? Sì, nella letteratura mondiale ci sono casi di 13 litri. Di 13 litri. Senta, adesso io vorrei che lei commentasse dei filmati che abbiamo. Il primo è quello che riguarda proprio il record che lei ha stabilito di immersione in apnea in profondità. Ecco, adesso la regia ce lo manda in onda, lo seguiamo qui sullo schermo frontale. Qui è il momento dell'immersione in cui lei sta facendo il pieno ossigeno, per così dire. Sì, questa è una ventilazione normale, si fa da 4 a 5 arti inspiratori al minuto. Attento che non dico iperventilazione, sino... Non è ossigeno che lei respira, qui è aria semplice. È aria atmosferica, sì. Atmosfera. E qui va giù con un peso. Un peso che è il terzo del mio peso corporeo, diciamo 30 kg, io peso 90 kg. Lei qui è arrivato fino a quanto in profondità? 92 metri. 92 metri. Bisogna spiegare che questo è un record col nuovo regolamento, perché la vediamo risalire qui in ascesa libera, non col palloncino, non con l'ascensore. Sì. Quindi c'è uno sforzo per ritornare alla superficie, perché lei deve pedalare con quelle due grandi pinne. Sì, il consumo energetico aumenta comunque. Ecco, e qui la vediamo al momento del record. Ecco, questo è un filmato che ha fatto molto parlare. Quando è stato realizzato questo record? Recentemente? È il 30 di settembre, sì. Quindi due mesi fa. E dove? A Milano. A Milano. Ecco, però noi abbiamo anche un altro filmato che vorremmo che lei ci commentasse, che è molto drammatico, perché riguarda una discesa, sempre nel tentativo di record, che poteva finire male o comunque diciamo che è indicativa dei rischi che si corrono a fare delle immersioni portate all'estremo. Vogliamo vedere questo filmato. Ecco, questo è un record, un tentativo precedente di record, sì, che lei ha fatto. Prima. Ecco, vediamo qui che lei sta per tornare su, ma viene in qualche modo aiutato da un suo assistente, sì, che cerca di evitare che lei vada a battere contro la chiglia perché aveva sbagliato mira. E qui entra in sincope vera e propria. Sì. Questa è un'intossicazione di idrogeno, è una sincope normale come quella che possono avere. Diciamo che lei quando arriva su arriva proprio al millesimo di tutte le sue possibilità. Se c'è qualcosa che va di traverso. Diciamo che un soggetto allenato con una apnea impegnativa del 70%
del consumo energetico, che è questa immersione, riesce a stare da 2 minuti 30 a 3 minuti senza respirare. Quelli sono i limiti. Ecco, questo mostra anche cosa può succedere a qualcuno che non è esperto, comunque che non prende precauzioni, quando va in immersione e poi sott'acqua perde il senso della misura. Soprattutto succede. Se non ha un'assistenza. Soprattutto se non ha un'assistenza. Senta, quali sono i suoi progetti adesso? Adesso abbiamo cominciato a fare un lavoro con il Centro di Medicina Iperbarica di Genova. Il prossimo anno farò un'immersione a 115 metri. Sempre in apnea? Sempre in apnea, con la memoria di un computer, un microcomputer, che registrerà tutto il cuore, il sistema cerebrale, più l'O2, CO2 e pH. Bisogna dire che questi tentativi di record, questa attività, non è solo fine a se stessa, ma è ormai studiata dagli scienziati, è studiata anche dalla NASA per capire un po' che cosa succede in condizioni estreme. Senta, prima di lasciarla vorrei fare una domanda, perché c'è una cosa che mi ha stupito, che lei mi ha detto prima di entrare in studio. Lei da piccolo soffriva di asma. Sì, io sono nato asmatico cronico. Asmatico cronico. E la mia famiglia anche, sono tutti asmatici. Adesso l'è passata. L'ultimo attacco l'ho avuto quando avevo 13 anni. Ecco, adesso sta bene. Grazie, arrivederci. Auguri. Bene, sentiamo ora altre domande in arrivo. Lorenzo? Sì, Piero, prima di mandarvi le due telefonate in diretta, vi riassumo io un'altra domanda, che è questa qui sull'inquinamento domestico, cioè quali danni possono esserci all'apparato respiratorio da quelle esalazioni di vernici, non so, sui mobili o sulle pareti, nella casa, dentro le mura. Sentiamo i professori se hanno casi di questo tipo. Ci fu un famoso caso qui in Italia con l'ambasciatrice Clara Boslius. Sì, che aveva un grave avvelenamento per le vernici che erano state date nella sua stanza da Villa Taverna, se non sbaglio, sì, diversi anni fa. Ma il discorso dell'inquinamento domestico è un discorso che si fa sempre più importante, in quanto è sempre più studiato questo tipo di inquinamento, che ha l'origine più disparata, dalle vernici alle colle che vengono usate per parati, ai prodotti di combustione che ci possono essere in cucina per quando si cuociono i cibi. Essenzialmente pericoloso viene considerato il radon, ma altre sostanze gassose, quali quelle che ci sono nell'inquinamento esterno, costituiscono certamente un problema. Stiamo studiando anche in questo campo quali possono essere le conseguenze immediate e, diciamo, banali, tra virgolette, quali la bronchite, essenzialmente, e quali quella distanza, specialmente per il radon, che è stato incolpato negli Stati Uniti per un alto numero di tumori al polmone, specialmente tra le donne, che costituisce, come dicevo, l'elemento più pericoloso al momento. Comunque bisogna dire che il radon non nasce da una cosa che si ha in casa, ma è qualcosa che viene dal sottosuolo, certamente, dell'attività radioattiva naturale, e che può provocare attraverso le radiazioni, tumori, quindi non è che da quello ci si può proteggere disponendo meglio le cose in casa. Certamente, però è presente nell'inquinamento atmosferico e viene rilevato a quel livello. Professor Pozzi, vorrei aggiungere qualcosa. Sì, anche in merito all'allergia, per esempio alle malattie allergiche, oggi si parla anche proprio di questa patologia dell'edificio malato, cioè queste vecchie case nelle quali per esempio si creano fenomeni di muffe, che il soggetto abitandola inala e quindi può avere reazioni tipo palmatiformi. Un'altra domanda, Lorenzo? Sì, Piero, adesso dovrebbero esserci due domande in diretta al telefono. Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo sapere quale meccanismo sfruttano i ventriloqui appunto per parlare senza muovere le labbra. Grazie, buonasera. Beh, qui non abbiamo Silvan che saprebbe rispondere a questa domanda, non so se voi ve ne siete mai occupati. Sì, in effetti avete sentito come la voce, o meglio il suono, viene prodotto da vibrazioni generate sulle corde vocali da una corrente aerea. Allora il ventriloquo è colui che invece sfrutta vibrazioni che fa salire dallo stomaco attraverso l'esofago
e con un meccanismo quindi del tutto indipendente da quello della respirazione. Ecco perché allora non ha bisogno di muovere le labbra e non lo vedete neanche respirare, proprio attraverso questo meccanismo. Diciamo che molti ventriloqui però sono dei finti ventriloqui, perché hanno una pipa in bocca spesso e parlano senza, semplicemente usano parole senza le labiali, le B, le B, le M, per poter parlare normalmente, dando l'impressione che sono dei ventriloqui. Un'altra domanda? Un'altra ancora, sì, dovrebbe essere in linea sul telefono. Pronto? 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 Mi dica, buonasera. Oh, buonasera signor Piero Angela, complimenti per la trasmissione. Grazie. Comunque, io sono Sereno Redis da Torino, sì, e sono un pilota di Aliante, ho, sì, l'hobby del volo a vela. Poiché mi succede abbastanza spesso di superare i 4-5 mila metri di altezza, e una volta ho superato anche i 6.000, senza ossigeno, vorrei sapere a quali danni cerebrali vado incontro. Ecco. Poiché, non lo so, io ho il solito amico, voloverista anche lui, medico, mi sgrida sempre perché dice che dovrei attaccare l'impianto di ossigeno già a 3.500 e 4.000 metri. Ma lei sta bene però? Sì, sto bene. Anche la memoria funziona bene. Le cellule cerebrali. E poiché una domanda che può interessare, sì, sia i voloveristi, e questo Messner però insegna che è arrivato a 8.000 metri, già Messner, e anche, certo, per chi si immerge, certo, vediamo Maiorca e via discorrendo, sì, vorrei sapere se... Ecco, in altezza cosa succede? Va bene, abbiamo capito la sua domanda, grazie. Grazie a lei, buonasera a voi. Buonasera. Senta, tra l'altro noi avevamo, ma forse lo potremmo inserire qui, avevamo previsto di farvi una domanda noi su appunto le alte quote. E credo che... chi vuole rispondere? Professor Pozzi? Ecco, mentre il professor Pozzi risponde, noi possiamo mandare in onda proprio alcune immagini di Messner e dell'Himalaya. Sappiamo che è arrivato agli 8.000 senza autorespiratore. Allora, in pratica la domanda era perché è rischioso salire oltre una certa quota. Allora mi tocca ricordare che gli scambi dei gas avvengono a livello polmonare perché nel nostro alveolo il gas è presente, in questo caso l'ossigeno evidentemente, è presente ad una determinata pressione. L'ossigeno rappresenta nella nostra atmosfera il 20% dei gas, tutto il resto è azoto. E la pressione, come voi sapete, a livello del mare è di 760 mm di mercurio. Quando noi saliamo in altezza, la pressione atmosferica va riducendosi. Si riduce quindi la pressione parziale dell'ossigeno e quindi evidentemente si riducono gli scambi. È un gas più nebulizzato, per così dire. È un gas molto più raro, diciamo, è un gas quindi che passa meno, può passare perché la pressione è molto più bassa. E allora ecco perché queste persone che vanno oltre una certa quota devono respirare ossigeno. Nei nostri aeroplani sono pressurizzati, la cabina dei nostri aeroplani sono pressurizzati, che viaggiano sugli 8.000-9.000 metri, proprio per assicurare una pressione atmosferica che è uguale a quella dei 1.800-1.900 metri. Il signore che sale oltre i 4.000 metri con l'Aliante corre dei rischi, perché oltretutto in effetti non soltanto gli possono calare le forze, ma anche avere dei disturbi cerebrali, come giustamente il medico suo si preoccupava. A me è capitata una volta una cosa del genere, volando su un piccolo aereo sulle montagne rocciose, c'erano dei cannelli d'ossigeno che bisognava prendere, ma io non avevo capito, vedevo un signore davanti a me che prendeva questo cannello d'ossigeno, dico, si vede che è uno che è debole di cuore, non lo so. Sono arrivato in questa località, ho avuto sonno per 2 giorni, le gambe che non le sentivo, c'è stata veramente una specie di intossicazione. Professor... Grazie. Io volevo aggiungere, siccome non c'è stato nessun sonoro in quel filmato che si è visto, che evidentemente anche chi può arrivare ad altezze notevoli deve avere un periodo di adattamento ad altezze inferiori, cioè non si può, anche seppur superdotati, passeggiare a 8.000 metri se non c'è stato un certo periodo di adattamento a quote inferiori che gradualmente aumentano. Come fanno i sub che quando rimontano devono decomprimere, lì è diverso. Però diciamo ci vuole sempre un adattamento. Non solo, aggiungerei, specialmente siccome c'è quella località turistica nel Perù che tutti vanno a vedere, Cusco, Machu Picchu, dove c'è questo spostamento immediato e non si ha la sensazione immediata di malessere, che non bisogna esagerare perché si mette il proprio organismo in una condizione, sì, di deficit che può dare a brevi distanze di alcune ore
dei disturbi che poi possono essere anche abbastanza seri. Sempre con gradualità, ogni cosa. Allora, una domanda. Dunque, io vorrei sapere che cosa si intende per pneumotorace e che differenza c'è tra pneumotorace spontaneo e pneumotorace terapeutico. Grazie. Dunque, il pneumotorace, come lei sa, è l'immissione o la presenza di aria che c'è tra le due pleure, la pleura che tappezza all'interno la nostra gabbia toracica e la sua gemella che ricopre il polmone. Non esiste normalmente una cavità, si parla di cavità virtuale, se penetra dell'aria che viene risucchiata perché c'è del vuoto si forma il pneumotorace. Scusi professore, potrei fare un esempio, come se lei avesse due foglie di giornale attaccato e soffia per aprire. Esatto, io aggiungerei una cosa in più, quando si fa il buco per far entrare l'aria è come quando si apre la scatola del caffè sotto vuoto, si ha quel risucchio immediato. Il pneumotorace, giustamente, lei ha detto, può essere terapeutico e lo si usava un tempo, lo si adottava per trattare la tubercolosi. Si metteva quest'aria, il polmone veniva schiacciato, con questo riposo se ne favoriva la guarigione, perché purtroppo per la tubercolosi non c'erano grandi mezzi e l'aveva scoperto il pneumotorace terapeutico in merito di un italiano, il Forlanini, 100 anni fa. Il pneumotorace spontaneo può capitare invece, come dice la definizione stessa, come evento inaspettato. Ci può essere a un certo momento una piccola lacerazione della pleura viscerale, quella cioè che copre il polmone, che dovrebbe proteggerlo in questo vuoto. Questa piccola lacerazione favorisce il passaggio rapido di aria, ecco che si forma il pneumotorace spontaneo. Credo che molti spettatori ricordano il caso di Vierkovud, che qualche settimana fa ha proprio avuto un pneumotorace provocato da una gomitata. Esatto. Poi si è rapidamente ristabilito. Ecco, siccome noi siamo ormai avanti con il tempo, io vorrei adesso passare a un altro argomento che non possiamo ignorare, ed è quello dell'inquinamento atmosferico. Vorrei cominciare con una breve animazione che introduce l'argomento che tratteremo in seguito. Ecco, l'animazione riguarda questo strumento, che è uno strumento destinato a compiere delle analisi a distanza dell'atmosfera per vedere se è inquinata. Si chiama LIDAR e funziona più o meno in questo modo. Un raggio laser viene diretto contro una nuvola o uno strato di aria inquinata e con un normale telescopio si misurano i fotoni, cioè le particelle di luce, che vengono assorbiti. In questo modo, come in una specie di radar, si può ottenere la forma del gas inquinante. Quindi, in questo modo, è possibile anche seguire lo spostamento di una nuvola o di una zona d'atmosfera inquinata dovuto ai venti, come accade ai pennacchi delle ciminiere o dei camini domestici. Questa apparecchiatura è stata realizzata dall'ENEA a Roma, l'impianto è in via di ultimazione, sarà posta a Frascati e potrà monitorizzare, per così dire, la capitale per vedere quali sono i gas inquinanti. Ma intanto ci sono già delle apparecchiature più leggere e mobili, ed è quella che vedremo adesso, collegandoci con il Monte dei Cappuccini qui a Torino, che sapete è una specie di balcone sopraelevato dalla quale si vede la città, penso che avremo anche qualche immagine della Mole Antonelliana, e dove cortesemente l'Enel e il CISE, che hanno realizzato questa apparecchiatura, si sono recati per mostrarci il funzionamento. Siete in linea? Là c'è Maurizio, sì. Menicucci, ecco. Ciao Piero, siamo qua da alcune ore, stiamo misurando la... Quello vuol dire da alcune ore, vuol dire che fa molto freddo? Fa molto freddo, molto attenti freddo. Alle bronchiti. Stiamo misurando la... l'anidride solforosa, come ti dicevo, con questo cannone, però a differenza di quello di cui avete appena parlato, qui il raggio non è visibile perché è un laser ultravioletto, non infrarosso, quindi non si vede niente. Ecco, qui però vediamo la città che è ai piedi del Monte dei Cappuccini. Ora, dicevi che questo rilevamento prende l'anidride solforosa, però mi sembra che sia previsto un equipaggiamento per prendere tutti gli altri gas inquinanti. Sì, tra qualche mese sarà pronto un laser radar
come questo, che però sarà in grado di agire su tutta la gamma degli inquinanti atmosferici. Senti, dal momento che voi siete lì da varie ore, come hai detto, avrete avuto modo di vedere un po' che tipo di SO2, cioè di anidride solforosa, c'è in questo momento su Torino. Ecco, andiamo a chiedere subito al tecnico che cosa hanno visto oggi. Qui c'è Giuseppe Lisei, che è il responsabile del Dipartimento Meteorologico dell'Enel. Allora, quali valori? Ma oggi abbiamo fatto alcuni rilevamenti a partire dalle 13 fino alle 22, che è l'ultimo. Qui possiamo, s'accomodi? Sì, rapidamente. Qui possiamo vedere un pochino il criterio che abbiamo seguito. Ecco, ma insomma, inquinata Torino, i valori sono alti? Sì, abbastanza alti, li abbiamo trovati verso le 13. E dobbiamo preoccuparci? Nella zona, il significato di questi dati presi per un tempo così breve e soprattutto rilevati in modo istantaneo non è rappresentativo dell'inquinamento giornaliero. Bisogna fare delle medie, insomma, sul lungo periodo. Almeno bisognerebbe per qualificare la giornata bisognerebbe prendere delle misure continuative per tutto il tempo. Certo è che i valori istantanei che noi abbiamo rilevato particolarmente nella zona di Piazza Solferino, Piazza della Repubblica, sono abbastanza alti. Sì. Sì, infatti stamattina si poteva vedere bene una cupola rossastra sopra la città, una cupola di smog. Sì, difatti, vede, noi qui abbiamo localizzato il nostro laser in questo punto, che è qui il Monte dei Cappuccini, e il range di misura è grosso modo a partire da qui per circa 2 chilometri. Possiamo dire che è in via Sacchi, fino a via Sacchi, all'incrocio con Corso Melendi. Quindi sul centro proprio, certo. Nei dettagli. Comunque, lei parlava, scusa, mi senti? Pronto? Mi senti, sì? Medicucci? Sì? Dice, tu parlavi prima di un effetto cupola. Sì, certo. Che è una cosa tipica delle città. È una cosa tipica di Torino e delle città del nord, e lo confermano anche i dati dell'ultima campagna del Treno Verde, che è promossa dalle Ferrovie e dalla Lega per l'Ambiente, di cui vedete qua appunto un primo volume, entrerà in edicola tra qualche settimana. Ecco, lì c'è un dato interessante, la differenza tra nord e sud. Certo, perché la Lega il Treno Verde ha messo in luce che in pratica l'inquinamento nelle maggiori città italiane è pressoché simile. Quello che cambia è proprio la temperatura. L'effetto cupola, insomma, è dovuto alla temperatura, perché è lo sbalzo fra il freddo esterno della campagna e il caldo della città. Si forma una cupola che blocca, che non fa circolare l'aria. Quindi l'inquinamento si accumula giorno per giorno e, insomma, solamente il vento può arrivare e spazzare via tutto. Questo non capita al sud, quindi bisogna fare più attenzione all'inquinamento del nord. Senti, voi siete stati ospiti lì dei frati dei Cappuccini, stanno tutti bene? Sì, perché sì. Mi diceva che c'era qualcuno adesso, che aveva bronchite. No, ma adesso stanno tutti bene. Allora, adesso ve li presento. Va bene, saluti e grazie Menicucci. Torniamo in studio, perché vorrei mostrarvi un'ultima cosa. Quello che abbiamo visto prima, sia con l'animazione che con questa apparecchiatura, mostra delle macchine che servono a fare un rilevamento dall'alto, d'insieme in una città. Però noi non ci muoviamo a quell'altezza, ci muoviamo poi come dei pedoni nelle strade. E allora vorrei mostrarvi qui un altro ricercatore che è venuto a trovarci, eccolo qua, che scende con lo suo zainetto. Questo signore, che è un ingegnere, si chiama Francesco Pacini. Buonasera. Fa parte di un gruppo di progettisti torinesi che hanno ideato un sistema, uno zainetto, poi vedremo che le cose sono anche un po' più complicate, per andare in giro nella città e rilevare a livello di pedone quello che succede. La dose effettiva assorbita dal pedone che circola per la città e quindi è soggetto a certi tassi di inquinamento. Ecco, voi lavorate per il comune e per le USL. Dunque, noi lavoriamo per il comune che ci ha affidato questo piano, abbiamo ideato questo zainetto, l'USL collabora con noi per questo progetto. E quindi io direi di vedere un filmato, così la cosa d'accordo, migliore allora è capire. Allora spiego quello che è contenuto nello zainetto. Lei può zainetto. Posare il suo zainetto qua intanto. Ecco, ora vi vediamo. Ecco, qui siamo in azione, sono sufficienti 2 persone per questo tipo di monitoraggio. La prima ha lo zainetto sulle spalle, su questo zainetto sono contenuti un analizzatore portatile di ossido di carbonio,
con un cannello, lo vedete quel cannello bianco, che aspira l'aria, l'analizzatore è, ecco, questo qui invece è un microfono, il cannello bianco aspira l'aria, si analizza la concentrazione di ossido di carbonio e si registra su un data logger, che è un piccolo calcolatore in grado di registrare fino a 160.000 dati. E quel microfono serve per il rumore? Il microfono per il rumore, perché associato a questo tipo di indagine viene anche rilevata il livello acustico sulle città. Questo che vediamo ora è il data logger. I dati vengono registrati ogni secondo, in questo momento stavano leggendo un valore bassissimo in parti per milione di ossido di carbonio, 2,2, perché c'era molto vento. Un altro parametro rilevato, vediamo in questi sacchi, sono gli ossidi di azoto. Quella pompa che abbiamo visto precedentemente serve per insaccare l'aria, la quale viene poi portata nel laboratorio di analisi e viene determinata la concentrazione. Questo strumento invece definisce la velocità e parzialmente la direzione del vento. È un anemometro, una ventolina. Quindi voi ve ne andate in giro per le strade di Torino? Sì, su percorsi ben definiti, e vediamo quello che succede sia al pedone, sia a certe classi di utenti, ad esempio il vigile urbano, che è praticamente esterno per 8 sentivamo ore. Prima il tecnico dell'Enel che spiegava che non si può fare un rilevamento e trarne una conclusione. Mi sembra che anche voi rifate gli stessi percorsi in condizioni di temperatura, di clima, di vento diverse. Ripetiamo i percorsi in condizioni climatiche differenti, ma sostanzialmente abbiamo messo a punto delle tecniche di normalizzazione dei dati, cioè di confronto, dati rilevati in condizioni climatiche differenti, proprio rilevando la temperatura che viene registrata. Esatto, rileviamo la temperatura, la velocità del vento, certo. Capiamo qual è il livello di inquinamento globale nella città quel giorno e possiamo in questa maniera confrontare i dati. Senza andare in troppi dettagli, vorrei sapere qual è il primo risultato di questa, di questo controllo pedonale. I primi risultati è un'indagine che è stata avviata 2 anni fa, quindi i risultati ne abbiamo già abbastanza. È stato confermato quello che viene fuori dai dati delle stazioni fisse. In pratica il livello di inquinamento, le concentrazioni di ossido di carbonio e di ossidi di azoto sono molto elevate, almeno il 50% delle volte superiore ai limiti normativi. Nel nostro caso i valori sono ancora più elevati perché questa tecnica di monitoraggio consente di apprezzare certe situazioni che la stazione fissa non può rilevare, la coda semaforica oppure la fermata al pullman. Comunque, diciamo, direi che... però che non c'è da allarmarsi, sì. Cioè non c'è da fare allarmismo. I problemi comunque sono sempre per coloro che lavorano fuori, lei citava prima i vigili urbani, i tassisti. Chi sta invece in casa, o in ufficio, ha meno problemi, soprattutto da un punto di vista inquinamento acustico, che anche comunque quello... diciamo che è una cosa da tenere sotto controllo, ma per adesso senza non ci sono. Senza fare eccessivo allarmismo. La ringrazio e buone passeggiate. Buonasera, per Torino. Grazie. Ecco, io credo che abbiamo ancora il tempo per una domanda. Chiediamo a Lorenzo. C'era il professor Grassi che voleva rapidamente dire una cosa. Questo tentativo è lodevolissimo e ci dà dei dati precisi quantitativi, però già molti anni fa abbiamo studiato l'inquinamento in rapporto all'insorgenza di bronchiti e di altre malattie polmonari. Un'ultima domanda, Lorenzo Spero, Pina. Ve la leggo così faccio più in fretta. Russare è pericoloso? Potrebbe causare un infarto? Professor Pozzi. È una domanda molto interessante. Russare non è pericoloso, direi non è pericoloso nella popolazione normale. Ci sono però degli individui, e sono questi BPCO un po' grassi, un po' gonfi, nei quali il russamento può condizionare evidentemente la ventilazione. E allora può indubbiamente disturbare durante la notte la ventilazione polmonare, quindi possono avere durante la notte questi individui delle grosse desaturazioni di ossigeno, l'ossigeno ne arriva meno evidentemente anche nel cuore, quindi le aritmie, qualche volta addirittura anche l'infarto. Ecco, noi abbiamo quasi finito, abbiamo un'ultimissima, brevissima cosa di 30 secondi da farvi vedere per concludere anche un po' con un sorriso questa serata. È una pillola che ora vi mandiamo in onda, che forse avete già visto, ma è sempre divertente e piacevole da osservare. Vediamola. Si può ringiovanire? Si può, si può.
Si può. Innanzitutto si smette di fumare. Prova a smettere di fumare. Il fumo, oltre a far venire quelle brutte malattie che tutti sappiamo, invecchia il fisico, invecchia il cervello, invecchia le cellule, invecchia un po' tutto, credimi. Prova a smettere di fumare. Vedrai che ringiovanirai anche tu. Bene. Noi abbiamo finito anche per questa sera, abbiamo ancora un appuntamento che sarà giovedì prossimo e abbiamo un luogo molto importante da esplorare, il cuore. Scenderemo nelle cavità cardiache e poi con l'inviato viaggeremo nelle arterie per vedere quello che succede a livello microscopico. Io vorrei ringraziare i professori che sono venuti questa sera qui con noi, tutti voi per essere rimasti qui anche questa sera con noi con le vostre domande. A tutti buonasera e appuntamento a giovedì prossimo. Arrivederci. È il tuo regalo di Natale? Vediamo che cos'è. Glen Grant. Bravo, Toby. Scelta da intenditore, eh? Grazie, Michele. Sapevo che l'avreste apprezzato. Sì. Glen Grant. Ora anche in confezione natalizia. Anna di questa settimana si apre su Moda. Da